A Roseto degli Abruzzi, l'associazione Guardie Ambientali avvierà una nuova raccolta firme per chiedere l'elevazione del comando locale dei Carabinieri a Tenenza. L'idea è quella di promuovere una petizione dopo l'estate se la caserma non sarà elevata a Tenenza in questo lasso di tempo, come già richiesto tempo fa, un modo che garantirebbe una maggiore copertura visto l'incremento del numero di carabinieri che questa decisione porterebbe. Una petizione popolare che avevamo già fatto in passato, abbiamo fatto con la raccolta di 1.000 passe firme e inviato poi a Digos, la portata a Roma, che chiedevamo o un posto di polizia o l'elevazione a Tenenza dei carabinieri. Siccome ci era stato detto che la caserma carabinieri sarebbe passata a Tenenza, ci siamo fermati, ma a ottobre ne siamo. Che Roseto ormai non è che può stare più con poveracci 11 vigili e una piccola caserma dei carabinieri. Ci vuole una certa forza di polizia presente sul territorio. Va ricordato che l'amministrazione comunale intende trasferire l'attuale caserma dei carabinieri da via Basilicata a via Marcaccia, Roseto Nord. Tuttavia, questa decisione è stata contestata dalle forze di opposizione in consiglio, scatenando un ampio dibattito politico. Spostare la caserma non ha senso, il senso ha portarla a Tenenza, poi spostiamo dove ci pare, però una volta che c'è la Tenenza il discorso cambia. Quindi il nostro punto adesso non è vedere il posto dove stanno i carabinieri, adesso dove sarà collocata, il posto è vedere di aumentare l'organico. Purtroppo il sindaco si è trovato con 11 vigili, che è un problema delle passate gestioni. I vigili urbani non ci stanno, i carabinieri ne sono quelli che sono, poveracci, fanno quello che possono fare. Ottobre-novembre iniziamo appunto una nuova petizione popolare che poi porteremo a Roma a firme raccolte appunto per sensibilizzare appunto queste forze dell'ordine.